Ciao a tutte Gingers, allora sto registrando con un programma che ho dentro il computer che si chiama YouCam perché mi costerebbe troppo tempo fare un video con la videocamera e poi montarlo e editarlo, no? Quindi così è molto più veloce. Mi dispiace per la qualità perché purtroppo è quella che è. Cercherò di guardare come si chiama? La webcam anziché guardare proprio lo schermo perché magari può risultare un po' fastidioso. Allora, io avevo girato un video sulle Yankee Candle, no, no, non le Yankee Candle, avevo girato un video sulle candele, le Joel Candle, e in quel video avevo spiegato un attimino le varie incomprensioni che ci sono state nel video del cazziatone, solo che ancora quel video lo devo finire di editare, perché comunque l'ho girato mentre le candele facevo l'unboxing in pratica. Questo qui penso sia un video senza tagli, quindi mi scuso se magari c'è qualche bloopers, insomma, di mezzo. E quindi avevo spiegato un attimino prima delle candele delle varie incomprensioni che ci sono state in quel video, però siccome ci vuole troppo tempo per editarlo, montarlo, no? Comunque ci vuole abbastanza tempo, volevo fare un video così molto diretto, vi volevo spiegare sinceramente come mi sento leggendo anche quello che mi scrivete. Allora, appena ho pubblicato quel video mi sono arrivate delle domande su Ask, ovviamente anonime, poi ho tolto l'anonimo perché mi sono un po' rotta sinceramente le palle di vedere la gente che non ha, diciamo, coraggio a farsi vedere su Ask con il proprio nome, la propria faccia e tutto. Mi sono arrivate delle domande che ho scritto, perché non rispondi alle tue scritte, vedi che non ci tieni, pensi solamente all'umore e quant'altro. Allora, mi sono messa 2 secondi fa a rispondere a tutti i commenti che c'erano lì, erano abbastanza comunque, tipo 60, qualcosa del genere. Non ho letto proprio tutto perché alcune persone mi scrivono dei poemi enormi e infatti c'è Sion, tipo che ha risposto, e quando poi avrò tempo li leggerò. Comunque, bene o male, ho capito la situazione. Allora, io mi volevo scusare perché c'è stato molto fraintendimento da parte vostra. Perché quando io ho detto in quel video che fa piacere ricevere iscritte e collaborazioni, non è che mi riferivo puramente a un... Si sta abbassando la luminosità. Vabbè, comunque, non è che mi riferivo puramente a un caso specifico, nel senso che non è che mi riferissi, per esempio, che se ho più iscritti o più collaborazioni, allora vuol dire che guadagno di più. Non era assolutamente una cosa che si riferiva a uno scopo di lucro, ecco. La mia era semplicemente una supposizione che se uno magari vede che gli iscritti incrementano, vede che molte persone lo cercano per fare collaborazioni, ha una soddisfazione personale. E per quanto riguarda il guadagno e tutte queste cose qui, in realtà con YouTube, se non hai tipo un 500k di visualizzazione, che sono tipo 500.000, non vai a guadagnare a video, dico 500.000 video, non vai a guadagnare un cavolo, cioè nel senso se uno ha per dirti 100.000 visualizzazioni in un video, guadagnerà sì e no, boh, sulle 100 euro, ma ogni 2 mesi, cioè quindi 50 euro al mese, che effettivamente, cioè, sono sì abbastanza, però per arrivare a un 100.000 visualizzazioni devi avere più o meno 300.000 iscritti, perché non è che se hai 300.000 iscritti hai 300.000 visualizzazioni, funziona un pochino, un po' all'inverso, ecco. E poi dipende se i video sono interessanti, tutto, ma quello comunque è un'altra questione. Io volevo semplicemente, cioè, mi dispiace se le persone hanno capito male, perché ho notato che da quando ho messo quel video, da 8.015 iscritti sono arrivata a 1.987. E questo qui non è, ora voi stavate pensando, ma allora sì che pensa agli iscritti? No, non è una questione di pensare agli iscritti, è che purtroppo, magari per un fraintendimento, molte persone sono disiscritte dal canale, quando in realtà io quello che volevo dire era semplicemente altro, però le persone, cioè, capiscono male, perché io ho detto fa piacere ricevere iscritti e collaborazioni, ma non è che fa piacere perché uno guadagna, fa piacere perché uno è contento. Cioè, ragazzi, io che non lavoro, ho finito la scuola adesso, YouTube l'ho preso come un bonus, come si dice? Un hobby, un passatempo, una cosa per divertirsi, per cimentarsi in qualcosa di diverso. Non mica l'ho preso come un lavoro, eh. Anche perché per essere un vero e proprio lavoro, cioè, dovresti avere più di 1 milione di iscritti. E sono tanti 1 milione di iscritti che ti seguono. Cioè, è un 60esimo delle persone che vivono in Italia, perché siamo tipo 60.000 o qualcosa del genere. 60 milioni, sbagliato. O 60, no, 60 milioni, sì, ecco.
quindi cioè, sono veramente tante persone, no? E quindi, cioè, siccome io l'ho preso come un passatempo, ci passo il tempo. Se non ho tempo, non ci passo il tempo. Cioè, io mi ero proposta, quando è finita la scuola, di impegnarmi a fare video. Quello sì, è vero, ma i video li faccio perché io ho tanti video che devo montare, però, e ci vuole tempo il montaggio, perché a me non piace, sinceramente, caricare un video senza la sigla, senza la musichina, senza regolare un po' la luminosità, i contrasti, senza metterci magari dentro qualche foto, senza fare una cosa che a me piace, perché quando io ho rivoluzionato il canale, ho detto che avrei fatto le cose per bene, a modino, quindi non mi va a me di caricare dei video come questo, per esempio, che non ha, cioè, non ha niente di particolare. A me piace fare le cose per bene e se non le posso fare, preferisco non farle piuttosto che farle male. Perché io so che magari quando incomincio una cosa non la porto mai a fine, no? Però YouTube dal 2009 a ora mi sono impegnata a portarlo avanti come mio, diciamo, progetto di occupazione del tempo libero, non so come la volete chiamare voi, perché purtroppo le persone si fissano su delle determinate idee che vengono messe da YouTube, ovvero su YouTube ci sono veramente delle persone che sono bravissime, solo che non voglio fare dei nomi perché ovviamente non vengo qui a sputtanare delle persone, però ci sono delle persone che su YouTube mettono la propria vita, però come se facessero da manager della propria vita, non so se mi sono spiegata, ovvero mettono su YouTube solamente la parte bella della propria vita, la parte perfetta, la parte della casa perfetta, della vita perfetta, della bellezza perfetta, quello è il tuo modello, cioè che ovviamente non è sbagliato, perché comunque cioè, su YouTube magari uno può lasciare le proprie preoccupazioni della vita attuale e cimentarsi in una vita che ovviamente è perfetta e di lusso e tutto quanto, no? Purtroppo però ci sono delle persone che non riescono a fare questo, ma non perché non abbiano una vita perfetta, perché nessuno ha la vita perfetta, ragazzi, cioè magari uno può avere tanti soldi, può avere una bella casa, può avere una famiglia che non ha malattie, una famiglia perfetta, però c'è sempre qualcosa che purtroppo di negativo, no? C'è sempre qualcosa di negativo nella vita delle persone, non è che è tutto perfetto. Quindi vi voglio far capire che nel mio canale non vedrete la vita perfetta perché nessuno ce l'ha e perché cioè, a me non piace illudere le persone, perché se qualcuno mi vuole seguire mi segue per come sono fatta, io l'ho sempre detto, cioè, a volte mi vengono a dire anche che sono falsa, però sinceramente non so. Io premo play, io premo play quando registro e se c'è qualche bloopers, qualche cosa che succede nel momento, se è una cosa che potrebbe essere divertente, io la enfatizzo, non è che la vado a nascondere tagliandola. Quindi, cioè, non lo so io. Io cerco sempre in tutti i modi di enfatizzare anche quelli che sono i miei difetti. Ovviamente non in modo esagerato, perché magari non avendo per esempio un fisico tipo alla Belen, non è che vado a mettermi un top e una minigonna in un video, perché ovviamente non in quel senso che vado a enfatizzare i difetti, però proprio le papere, queste cose qui, ecco. Quindi, siccome non volevo fare un video di 8.000 minuti, siamo già a quasi 9, volevo semplicemente dirvi che a me dispiace perché le persone si siano disiscritte, perché magari non credono più in me o perché magari quel video li ha sconvolti. Perché io comunque non ho mai fatto video di cazziatoni o video dove magari spiegavo quello che pensavo, anche delle cose che succedono su YouTube, della questione per esempio di Chernobyl, di Pepper Chocolate 84 e della questione di Andrea che forse ha avuto una storia con Nicole. Io le so queste cose, ragazzi, ma mi faccio i fatti miei, cioè, io potrei fare anche un video dove parlo di pettegolezze proprio vere e proprie, non nella collaborazione che ho con la Gloria. Però, sinceramente, già ne sento tanti di spettegolezzi nella vita normale. Batteria quasi scarica, mi fa piacere. Bene, quindi mi sa che devo, perché sono nella postazione un po' luminosa, perché di là era infattibile la cosa. E quindi nulla. Non faccio video di questo genere, di parlare degli altri, perché poi magari, che ne so, gli altri se la possono prendere, cioè a me non è che garba se uno va a fare un video che parla male di me, oppure perché magari poi la gente può essere sia educata che non educata, ma c'è gente anche che non è educata, però
Per cui, insomma, a me non piacerebbe, siccome io non voglio fare agli altri quello che a me non piacerebbe che fosse fatto, italiano, quindi non lo faccio semplicemente, però io le cose, cioè, le so, le leggo, le vedo, anzi, io le vedo i video dove la gente parla, perché voglio, sono cioè, no, cicciolina, sono, come si dice, caccolona, ecco. Si dice qui in Toscana caccolona, una che si vuole sapere le cose degli altri, no? Però ovviamente, cioè, mica a fin di male, a fin di bene, per saperle, tanto per passare un po' di tempo. E vabbè, detto questo, io spero che comunque le iscritte fidate rimangano nel canale, perché, cioè, dovete sapere che comunque da una parte io vi voglio bene, perché mi date sempre soddisfazioni, mi date sempre dei nuovi stimoli. Cioè, io veramente ero intenta a non fare più video perché, insomma, lo sapete che uno poi ci rimane male, no? Però ho ricevuto veramente tanti messaggi anche privati. Avevo tipo la casa Ask intasato, la posta lì dei messaggi su Facebook, anche quella 100.000 cose. E quindi, insomma, sono rimasta contenta perché vi ho mosso, cioè ho visto proprio le iscritte che ci tengono a me e le iscritte che invece erano iscritte forse solamente per mettere il pollice in giù oppure per offendermi o altre cose. Quindi se si sono disiscritte quelle iscritte lì, sembra tipo uno scioglilingua, da una parte è anche un bene, perché vuol dire che non erano iscritte per, non erano iscritte per farvi piacere, ma per farmi dispiacere. E quindi, boh, da una parte magari è bene vedere il lato positivo anche in queste cose. E niente, faccio salutare da Oliver. Ieri l'abbiamo lavato e adesso è tutto bello morbido, c'è un pochino. Vabbè, insomma, io niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video che non so quale video caricherò, forse quello delle candele o forse il video haul, però ci sarebbero troppi haul, no? Voi che dite? Boh. Mi graffio tutte le gambe, manco fosse un gatto. E quindi, boh, al prossimo video, mi dispiace se è durato tanto, ma volevo parlare un attimino per bene, tipo una volta per tutte e poi basta. Adesso dovrei chiudere tipo qui e poi caricarlo. Io vi mando un grosso bacione, mi dispiace per la qualità, però avevo proprio necessità di dire le cose in pubblico e non solamente con un commento. Quindi un bacione per la terza volta e ciao! Dovrei chiudere, grrr. Dai!